Ciao a tutte ragazze, allora oggi, dato che sono iniziati i saldi, come immagino non sappiate, sono stata assieme Ilaria da Kiko. Volevo andare a vedere un pochino che cosa c'era in saldo e quindi ho comprato un po' di cosine. Non tante, mi sono contenuta. Allora, ho preso, per cominciare, questo qui che è un matitone della linea, non me lo ricordo, Blooming Origami? No, forse no, non lo so, non mi ricordo come si chiamava. E questo qui è un matitone labbra, è lo 01, eccolo qua. E io ho preso quello nude, quindi c'è una parte un po', che è un rosa nude molto chiaro, e poi la parte più scuretta invece è così. È sempre un rosino, un pochino, vediamo un po' se riesco a farvi vedere con la luce. No, forse così si vede meglio, sì. Che è un rosa un pochino più intenso. La base è sempre neutra, molto carino. E questo qui l'ho pagato 4,40. Ora, prezzo piano non lo so quant'era, però vabbè. Poi, sempre per le labbra, ho preso due rossetti, questi qua della linea Creamy, e ho preso il 394. Metterai a fuoco? Forse eccolo qua, il 394, che è un color sempre nude. Vabbè, se avete capito, a me piacciono i colori insomma un po' neutri. Ed è un nudo, però un pochino aranciato. Vedete? C'è una base molto aranciata. E il 398. Dai, ce la puoi fare? Sì. Il 398, sempre abbastanza neutro, però è un pochino più rossastro. Non so se si vede la differenza sulla mano. Sì, si vede. Eccolo qua. Un pochino più aranciato. Ecco qua. E di questi rossetti mi ha subito colpito la cremosità. Sono molto molto cremosi. Sulle labbra neanche si sentono. Sono belli, almeno, ecco, avendoli, non l'ho mai provati, quindi così, a primo impatto mi sembravano molto carini. Poi, per finire, ho preso due matite occhi che stanno in super offerta a 1,90 euro, non so quanto costino a prezzo pieno, la 104 e la 105, che erano i due colori che mi mancavano, perché queste qui le ho tutte, perché mi ci trovo molto bene. Allora, il primo è questo qui, è un celeste quasi ghiaccio, molto luminoso, ed è il 104. Ecco qua. E l'altra, la 105, è un azzurro, lo definirei azzurro, che è un pochino più scuro, vedete? Un pochino più scuretto, boh, ve le faccio vedere vicine. Ah, così. Eccole qua. Questa e quest'altra. È un tono leggermente più scuro. E dato che mi sono trovata sempre bene con queste, che sono proprio le matite stupide della linea base, cioè il verde, il dorato, il rosa, il lilla, insomma, mi sono piaciute, quindi eccole qua, le ho volute provare. E poi basta, questi sono stati i miei acquisti da Kiko. E poi che vi faccio? Ah sì, volevo farvi vedere, aiuto, scusate, due cosine che ho comprato allo Shein. Il primo è questo, che è il sapone per le mani alla lavanda, del quale amo follemente la profumazione, che è proprio di lavanda, buonissimo. E questa qui è la confezione ecologica, quindi quella senza plastica, ma è solo la ricarica. Ricaricate il vostro dispenser e non avete plastica inutile. E mi piacciono molto queste ricariche. Questa è la lavanda, poi c'è un profumo. A chi piace la lavanda, veramente profuma di lavanda. E poi una novità della Neutro Roberts, che è questo qui, che è il deodorante Derma Zero. E dice che è senza parabeni, senza sali d'alluminio, senza conservanti, senza alcol, senza antitraspiranti.
E qua dice che l'efficacia ipoallergenica del nuovo deodorante Neutro Roberts Derma Zero, protezione deodorante fino a sera e massima tollerabilità anche su pelli più sensibili, grazie alla nuova formula 0% di papà. Non lo so, vedremo. Comunque lì ci cerco di farvelo. Non lo so se ci si riesce. Forse, forse. Non l'ho neanche guardato l'INCI in realtà. Mi sono fidata del senza alcol, senza schifezze. Poi magari ci sarà altra roba. Il profumo comunque è molto fresco. Io ho scelto la versione in stick perché adoro le versioni in stick. Non mi piacciono gli spray, mi danno l'idea che durano poco, che durino poco. E niente, questo qui è il Deo Stick. Questo qui l'abbiamo pagato 2 euro e qualcosa? Era in offerta, mi pare, quindi oltretutto sì, l'abbiamo pagato anche con lo sconto. E niente, mi sembrava carino da provare. Qualcuno di voi l'ha già provato? Mi sapete dire se funziona o no? E basta, questi sono stati gli acquistini di oggi. Abbiamo camminato per secoli. Ho girato in un sacco di negozi. Ho girato da H&M, da OVS, ProMode, da Pinky. Ma sinceramente non ho trovato niente che mi convincesse fino in fondo, non lo so. Questi saldi sono un po' strani. Voi avete trovato qualcosina? Avete fatto i vostri mega acquisti, mega colpacci? Oppure anche voi siete un po' così come me? Non avete trovato niente che valesse la pena di essere comprata? Vabbè, niente, per ora vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!